5 giorni di aperture gratuite e straordinarie degli ipogei cittadini, ma non solo, e poi concerti, reading, spettacoli teatrali e maratone cinematografiche. Torna per la terza edizione Wanema, Festa degli Altri Vivi. La rassegna promossa e finanziata dal Comune in programma da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre. Tanti appuntamenti a cui si potrà partecipare su prenotazione per scoprire luoghi e credenze sull'altro mondo. È un modo per tornare a riscoprire tante cose che sono legate a questo culto, tanti luoghi, perché Napoli aveva i morti nelle proprie viscere, aveva i morti nei propri cuori, nel senso che anche la mancanza di spazio ha dato il là a questa abitudine di avere i morti nelle chiese, però questo significava un rapporto continuo che poi in realtà non si è quasi mai interrotto. Sono circa 20 i luoghi interessati da aperture straordinarie, visite guidate, itinerari e spettacoli diffusi sul territorio cittadino, tra cui la Basilica di San Pietro ad Aram, l'ipogeo dei Cristallini, la Congrega di San Francesco d'Assisi, la Chiesa di Santa Lucella ai Librai, l'oratorio della Real Compagnia e Arciconfraternita dei Bianchi dello Spirito Santo. È un'iniziativa culturale che è capace di tenere insieme cultura alta e cultura bassa, di valorizzare uno dei culti più tradizionali di questa città, che è quello delle anime pezzentelle, delle anime dei morti. Si va dai dialoghi con i morti di Luciano di Samosata a Giacomo Leopardi e le operette morali, a concerti raffinatissimi, a una intera nottata al cinema con film dell'horror italiani degli anni 70. La terza edizione di Wanema sarà anche l'occasione per restituire alla città la chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, visitabile dopo la manifestazione dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18. Nell'ambito della collaborazione tra il Comune di Napoli e il FAI è previsto anche un ciclo di visite al Castelnuovo con l'apertura straordinaria della 500ª Cappella delle Anime del Purgatorio.